E sulle note emozionanti cantate dai solisti del Castagnole Community Choir vogliamo prenderci ancora un minuto del vostro tempo per porgervi tutti i nostri auguri e il nostro affetto. Il Castagnole Community Choir ha atteso tutto questo lungo difficile anno tenendo sempre accesa la fiamma della passione per la musica, per la gioia di cantare, per la bellezza dei momenti condivisi, di amicizia e anche di passione intellettuale. E vogliamo salutarvi, Alberto Marsico, che è il direttore musicale, e io che sono molto modestamente la direttrice del nostro coro, con questi tre brani che sono tratti dalla più tipica tradizione natalizia. Voglio solo soffermarmi sulle note di Auld Lang Syne, che sono così struggenti, così suggestive, parlano della bellezza dei bei tempi andati, dei momenti passati con gli amici, ma non dobbiamo guardare a questo con troppa tristezza e malinconia, anzi dobbiamo attingere da questo per guardare al futuro e per cercare altri momenti più belli, ancora più belli e più forti della nostra passione e della nostra amicizia. Ci saranno altre piazze, ci saranno altri teatri, altre chiese che ci ospiteranno. Riusciremo così a recuperare la bellezza e il lavoro che c'è dietro al nostro coro, che è nato nel 2014. Abbiamo scelto questo brano, Auld Lang Syne, perché parla del futuro, anche se si rivolge al passato. E con queste note, tra l'altro composte da un cantore della corte della Scozia di Maria Stuart nel 500, emigrato da Pancalieri, Davide Rizzio. E qui c'è un po' di pipponcino che non ci guasta mai. Vogliamo alzare i nostri calici e augurarvi il miglior Natale possibile e soprattutto uno splendido, questa volta, 2021. Tanti auguri da Alberto Marsico. Auguri. E da me, Daria Moscatelli, a nome del Castagnole Community Choir. Arrivederci, a presto. Ciao.